ragazzi, siamo arrivati al 51 Club. Vedi chi ti si incontra. Wow, ciao, ciao a tutti. Buonasera. Enzo dove sta? Dove sta Enzo? Enzo è nascosto dietro le quinte. C'è questo faro, non riesco a vedere Enzo. Ciao Enzo, ciao Manu. Andrea, diciamo, possiamo dire un componente della famiglia di Stress Notte? Sì, un componente che è stato per un bel po' di tempo con loro, con voi, e mi sono sempre trovato benissimo. Però stasera ci siamo conosciuti per la prima volta, io non ti conoscevo. No, noi non ci siamo mai visti, qualche volta è capitato che guardando le puntate, insomma, riconoscevo qualcuno, però ultimamente non ho molto tempo per vedere la TV. Ho conosciuto in una veste un po' particolare stasera. Sì, ho fatto un trapianto di capelli e sono alla ricerca di un nuovo lavoro. Qual è il tuo profilo migliore? Il profilo migliore? Questo ovviamente. Inquadrate il suo profilo migliore. Noi siamo arrivati al 51 Club, facciamole guardare le immagini ai ragazzi. Va bene, di quello, ragazzi, che stiamo combinando. Godetevi la serata, ciao. Volta. È la prima volta. Come l'hai visto? Com'è stato l'impatto? No, l'impatto è molto bello, pure come ambiente, mi piace molto. Il tema della serata è quello del divertimento, ma magari in modo diverso che non si fa tutti i giorni. Beh sì, diciamo che con i canini non ci giriamo tutti i giorni. Ma stasera morti qualcuno? Chissà. Andatevi avanti, lei è pronta a mordere qualcuno. Ti piace il 51 Club? È la prima volta che ci vengo, ma direi di sì. Bella la coda, la voglio anche io la coda. Troppo bella. Gli occhi strani però. Oh, ho paura. Venite tutti qui al 51 Club, che vi divertite, mangiate bene. La pizza. La pizza? Si beve? E trovate lei con la vestita parrucca così. Vestita così. È un'esperienza unica. Oh, è una garanzia. Ah, assolutamente. Banale. Esatto, sì. E invece te l'hanno fatto lo scherzetto oggi? Cioè mi hanno fatto una specie di scherzetto, sì, però
diciamo che è ancora in elaborazione. Ah, è ancora in fase di... Ma è quindi continuo questo scherzetto? Mi sa di sì. Per tutta la serata te la dovrai subire. Mi sa. Ma dolcetto, sto in vena di dolcezze. Addirittura. Sei in vena di dolcezze, quindi niente scherzetti per te, li fai tu gli scherzetti agli altri. Eh certo, se no non sarei un vampiro. Attenzione ai canini, ragazzi, questo parte. Dolcetto. Perché dolcetto? Perché è buono. Perché è buono. E lo scherzetto non ti piace? Dipende dai giorni. Quindi ci sono dei giorni in cui ti possono fare lo scherzetto e giorni... A me no, mai, al limite io a qualcun altro, cioè scherziamo. Scherzetto. Hai fatti scherzetti? Sì, a voglia. Oggi già puoi sentarmi così. Cioè, già è uno scherzo io proprio. Ci sia quasi a tutti. Nessuno può più guardarmi. Ve lo aspettavate che si vestiva così? Un po' sì, dai, vedi, c'hai un po' la faccia di quella che premedita, vedi, c'ha l'occhio furbo lei. Ho l'occhio gatto. L'occhio gatto. Invece ti piace di più il carnevale o Halloween? Più Halloween. Ti piace perché tema. Ti piace il tema un po' più, diciamo, aggressive, sì, più tenebroso. Sì. Halloween. Ti piace di più? Sì. Halloween perché lei mette il canino e col canino è chiaro. Col canino ammazza tutti. Sperabilmente. Ci proviamo. Halloween più divertente con le maschere più cattive, le maschere è più cattive. Horror. È più horror, è più le horror. Maschere più cattive. Gente, o meglio dire, quanta brutta gente c'è brutti, qui stasera. Brutti, proprio mostri, proprio mostri. Sono dei mostri qui stasera al 51 Club. All'Al 51 Club, perché Alfonso, Buonasera. Allora, Halloween, com'è questa serata? Halloween, cioè Halloween. Non ci avevo fatto caso. È tutto Al, praticamente. Tutto bene. Seratona frizzante. Piena, non è finita qui, succederà di tutto. Uno è entrato con una bara, non so se l'hai visto, hai visto? Con i coltelli, con... Tremendo. Pistole. C'è uno con la maschera pinte. Che si insanguina da sola. Non lo so, boh. Cosa ti succede a te? Non lo so, io penso che morirò stasera. Se continuo così mi viene qualcosa. No, non ti far venire niente, Alfonso, per cortesia, perché devi portare avanti... alto il nome di Al 51 Club. Ah, ok, alto. Anche in questo caso c'è un Al, hai visto? Al. Si ripropone sempre Al. Allora, Alfonso mio, dimmi. Seratine qui al 51 Club, come sono? Sono varie di tutti i tipi. Stasera c'è un gruppo che fa musica dal vivo, si sente in sottofondo, anni 70-80, poi partiranno i DJ, che stasera giustamente è Halloween. Di solito questa è la nostra serata del sabato, sempre con musica anni 70-80 per far ballare dopo aver mangiato, e mangiato bene, a questo punto lo diciamo. Lei balla mentre io parlo, va bene? Sì, tu sudi, io sudo, vabbè, tu balli e io sudo, è bella questa cosa. Il mercoledì c'è il nostro karaoke con animazione latina, il giovedì e la domenica stiamo riservando delle sorpresine che sveleremo in seguito, venerdì musica dal vivo, sabato musica dal vivo, lunedì per chi vuole stare tranquillo e cenare con musica di sottofondo. E qua Alfonso gli fa un bel piatto di pasta, di quelli alcolici che già si ubriacano con la pasta, e stiamo a posto. Alfonso, e quindi insomma i programmi li abbiamo detti, la ristorazione, stasera c'è qualcosa in particolare? No, abbiamo fatto sempre a menù libero, abbiamo fatto tutto libero stasera, democraticissimi, ognuno fa quello che vuole, stanno mangiando le pizze, i panini, molti primi, ho visto una carbonara, ho visto un cacio e pepe, ho visto le pennette, vodka, pistacchi e speck, un sacco di pizze. E poi soprattutto bevono, madonna quanto bevono. Bevono, però bevono il giusto. Il giusto, sì, noi ci fermiamo a un certo punto, non li facciamo bere più. A un certo punto io basta, hai bevuto una... Alfonso! Ah, ah, ah,
stavo dicendo anche Alfonso, no. Alfonso mio, che cosa mi dici? Alfonso, dolcetto o scherzetto? Scherzetto. Che scherzetto ti hanno fatto? Ah, a me non hanno fatto niente, pensavo che me lo chiedessi tu. No, né dolcetto né scherzetto, anche digiuno, c'ho anche abbastanza fame, penso che mangerò verso le 5 stasera. Ma dolcetto o scherzetto? Mi hanno fatto. No, tu preferisci dolcetto o scherzetto? Scherzetto. E se è uno scherzo non lo posso sapere qual è. Dico scherzetti, non te ne hanno fatti? No. No. No, non me ne hanno fatti, no. Niente, né dolcetti né scherzetti. Ma la prossima volta ma se sapevo che mi organizzavo, lo facevo io lo scherzetto. Madonna, hai ragione, la prossima volta lo faccio sapere prima. Mi organizzo, non per l'anno prossimo, magari per carnevale. Ma cosa preferisci tu, carnevale o Halloween? Un po' di tutto, insomma, non... Basta che ci divertiamo, non è importante il calendario, sì, importante è festeggiare e avere tanta gente brutta come stasera. Beh, a carnevale sono un po' meno brutti forse. Sono un po' più variegati, colorati, diciamo. Sì, stasera si vede gente insanguinata. Stasera tutti morti, zombie, vampiri. Che impressione. No, sono venuti già così, già morti. Al massimo li facciamo resuscitare. Però mangiano, mamma. Sì, mangiano, i morti che mangiano, mai visto. Bellissimo. Bene, allora vediamo qui al 51 Club e veniamo a vedere, insomma... I morti, no, sembra brutta sta cosa. Che impressione. Io vediamo... non ci vorrei mai a vedere i morti. Ma neanche io, onestamente. No, facciamo una bella pubblicità al 51 Sì, Club. Sì, sì, venite a divertirvi perché qui ci si diverte, si mangia, si beve, si salta, si urla, si canta. Si fa tutto quello che si deve fare. Tutte cose sane sotto la sua tutela di Alfonso al 51 Club. State proprio tranquilli, se sono io il tutor state proprio inguaiati. Questo si è impiccato. Guardate che cosa ha messo. L'ho trovato stasera, si è impiccato. È peccato, è venuto ieri e si è impiccato. Ma tu parli poi della gente, ma tu trovano questo ambiente qua. Pellegrino ci palleggia addosso. Va bene, vi aspettiamo qui al 51 Club. Vi aspettiamo, ciao!